Buonasera. Allora, siamo qui per fare un po' di pratica meditativa e abbiamo delle persone nuove e quindi un minimo di istruzioni ci vuole. Dunque, la nostra pratica meditativa comincia con l'attenzione al respiro. Quindi noi ci sediamo in una posizione in cui stiamo relativamente comodi, ma l'importante è che manteniamo la schiena dritta e le mani comodamente adagiate in grembo, non facciamo nessun mudra. Forse se riusciamo a non appoggiarci è meglio. Se riusciamo a stare seduti su noi stessi senza appoggiarci allo schienale o alla... Quindi entriamo con l'attenzione nel corpo, prestiamo attenzione al corpo, portando l'attenzione dentro e rilasciando qualsiasi tensione riusciamo a percepire. E a questo punto, mantenendo l'attenzione dentro il corpo, prestiamo attenzione alla sensazione provocata dall'impatto dell'aria che entra nel corpo e che esce dal corpo. L'oggetto della nostra attenzione è la sensazione provocata dall'ingresso dell'aria e quella provocata dall'uscita dell'aria. L'aria entrando tocca il corpo. Toccando il corpo dà origine a una sensazione, il contatto dà origine a una sensazione. Ci concentriamo su questa sensazione, manteniamo cioè l'attenzione sulla realtà percepita ogni volta che inspiriamo e l'aria che entra nel nostro corpo, toccando il corpo, dà luogo a una sensazione. Possono essere molti tipi diversi di sensazione. La cosa più ovvia che possiamo avvertire è, per esempio, che l'ingresso dell'aria provoca un innalzamento della pancia, seguito da un abbassamento quando l'aria esce. Oppure può provocare un'espansione della cassa toracica, seguita da una contrazione sempre della cassa toracica ogni volta che l'aria esce. Oppure possiamo anche avvertire l'impatto sulle mucose. Potremmo sentire i polmoni che si gonfiano e si sgonfiano. Potremmo sentire sotto il naso, sopra il labbro superiore, l'impatto dell'aria che entra ogni volta che entra e tocca le narici con una sensazione di frescura e ogni volta che esce, ogni volta che esaliamo, produce una sensazione di tepore che avvertiamo in quest'area, sotto il naso, sopra il labbro superiore, all'imboccatura delle narici. Sono tanti i punti in cui noi possiamo percepire l'impatto, il contatto dell'aria che entra nel nostro corpo ogni volta che inspiriamo o dell'aria che esce dal nostro corpo ogni volta che espiriamo. Cerchiamo di mantenere su queste due sensazioni, la sensazione originata dall'aria che entra e
è la sensazione originata dall'aria che esce il più continuativamente possibile. Questo per favorire la quiete della mente che in questo modo può svuotarsi del soprappensiero e di tutti i pensieri compulsivi. Noi, mantenendo l'attenzione sulla realtà percepita ogni volta che inspiriamo ed espiriamo, consentiamo, diamo alla nostra mente un oggetto grazie al quale può permettere alla mente di adagiarsi nella pratica meditativa, di dare attenzione alla pratica, svuotandosi così dei contenuti mentali. L'oggetto della nostra attenzione è la sensazione di contatto, la sensazione originata dal contatto. Si tratta di una sensazione che noi definiamo termotattile perché sono coinvolti sia i recettori tattili che percepiscono il contatto dell'aria, sia i recettori termici che recepiscono la differenza di temperatura tra l'aria in entrata e quella in uscita. All'inizio prestiamo attenzione ad ogni inspirazione ed espirazione senza curarci del fatto che il respiro sia o meno intenzionale. Un po' di intenzionalità aiuta a intraprendere la pratica. La cosa importante è che non ne facciate un esercizio di respirazione. Inspiriamo prestando attenzione alla sensazione che segue l'impatto dell'aria con la nostra pelle. Espiriamo prestando attenzione alla sensazione susseguente all'impatto dell'aria sempre sulla pelle. L'aria che entra normalmente più fresca, più tagliente, più nitida. L'aria che esce, più calda, tiepida, piacevolmente tiepida. Ogni volta che entriamo, la sensazione originata dall'impatto dell'aria che entra è piacevolmente fresca. Ogni volta che l'aria esce, la sensazione provocata dall'impatto dell'aria che esce è piacevolmente tiepida.